Allora Davide, buongiorno, spero tutto bene e comunque oggi si riesce a correre, vero? Sì, purtroppo sono ancora fermo per sta borsite sulla caviglia, però ahimè è così. Sì, è un sport traumatico, speriamo di riprendere al più presto. In realtà sappiamo che puoi correre, ma non vuoi correre perché giustamente stai pensando ai campioni italiani. Comunque oggi ho una scarpa che ti lancio, devi aprire il pacco, sai già di che marchio si tratta, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Sei Va pronto? bene, dai, lancia pure. Vai! Senza maschera, sì. Senza maschera perché comunque sai già di che marchio si tratta, quindi Sì. oramai stai diventando esperto. Pre-packaging molto. Allora, è una topo. Vediamo subito di che modello si tratta. Molto interessante. Ma quanto pesa questa scarpa? E neanche tanto, secondo me. Boh. Sparo lì 230, 240, no, non lo so. Vabbè, dopo Però. vediamo. Provatela e dimmi, secondo te, se è stesso numero o mezzo numero in più. Intanto è Ok. arrivato il coniglio, non so se te ne sei accorta. Tiramela velocemente, intanto l'altra. Mi sembra comunque una scarpa davvero interessante. Si chiama Atmos e pensata per correre i lenti, secondo te stesso numero o mezzo numero in più? No, stesso numero, sì. Non hanno avuto problemi davanti, calzava giusto. Sicuramente la prima cosa da notare è il fatto che il topo che fa scarpe, diciamo, a basso drop ha fatto una scarpa comunque super piena di mescola nell'intersuola, sia nell'avampiede che nella parte del tallone. E quindi sicuramente è più una scarpa, diciamo, da lenti, anche da fare magari sull'asfalto, lenti un po' più lunghi, perché appunto c'è tanta protezione a livello di intersuola e ti protegge il piede. Sicuramente una scarpa diversa dal solito nella casa topo, quindi. Ascolta, facciamo una cosa, brainstorming, guardiamo un attimo le caratteristiche e poi dopo ti chiedo due cose per capire se effettivamente questa scarpa può essere utilizzata da te nei prossimi giorni per recuperare dall'infortunio. Va bene, Massi, dai, ci vediamo un coffee a dopo. Topo Atmos, allora cosa ne pensi di questa scarpa e quali sono state le prime tue sensazioni in giardino, momenti mi schiacciavi il coniglio? Una super scarpa, devo dire, mi ha stupefatto, davvero a primo impatto e anche corricchiare qua nel giardino, davvero una super scarpa, davvero bella ammortizzata sia davanti che di dietro. E una classica allacciatura topo che stringe bene il piede, ma rilassa tutta la parte metatarsale davanti e un grande spazio per muovere le dita. Cosa ne E pensi della tomaia? ma la tomaia molto traspirante perché è tanto forellata sia davanti che anche fino quasi alla zona del tallone, quindi sicuramente per la stagione estiva che sta per arrivare. Comunque il piede rimane bello asciutto e areato. E la parte posteriore della conchiglia mi sembra comunque abbastanza rigida, ma al tempo stesso Sì, accogliente. qua dietro è abbastanza rigido, però lo spazio, il salottino dietro è molto grande, quindi sicuramente i tendini lavorano, ci cioè stanno rilassati e anche comunque lateralmente è bella imbottita. Anche la soletta qua. In spugnosa, quindi comunque ammortizza anche un po' anche lei e volendo sì, si può estrarre, quindi se volete mettere dei plantari si possono mettere anche se in realtà la scarpa sostiene già abbastanza la pronazione. In realtà comunque questa scarpa sembra molto stabile e probabilmente una scarpa neutra stabile. Sì, una scarpa neutra, comunque molto stabile perché appunto comunque la mescola all'intersuola centrale è abbastanza alta, quindi ti sostiene bene, quindi volendo anche per chi prona leggermente, assolutamente consigliate. Comunque anche tutta la zona dietro è quel morbido, non morbidissimo, ma duro, ma non durissimo, è quella via di mezzo giusta che per correre i lenti lunghi ti tengono comunque al fresco tutte le gambe, quindi sicuramente un'ottima intersuola. Come hai visto l'allacciatura e che sensazione ti ha dato a livello di bloccaggio del piede? L'allacciatura, sì, classica di casa topo, ottima,
perché comunque la linguetta è rinforzata, imbottita nei punti giusti, e anche tutta la zona dove si fa il nodo e anche tutta la zona dei lacci comunque tira bene ed è imbottita con tutti degli inserti in plastica che vanno a tirare bene tutta la parte della tomaia, e comunque anche i lacci sono lacci classici fini che se fai il nodo comunque non si slacciano. E da notare anche il doppio anellino della linguetta che permette di tirare bene tutta la parte delle stringhe e di avere un bel bloccaggio del piede. Sì, effettivamente la linguetta non è a soffietto, ma utilizza questa tecnica che secondo me comunque permette di bloccare il piede molto bene. Tiene bene assolutamente, anche i cambi di reazione così, anche se volete correre sullo sterrato sicuramente non avete problemi del piede che magari scivola dentro, oppure che dopo un po' i nodi si slacciano o si allentano un po' le stringhe. E invece, come hai visto, la mescola sembra quasi doppia, utilizza ovviamente il solito zip foam, ma sembra più morbido. La mescola è doppia, in effetti quando schiacciavo di tallone andava verso l'esterno. Secondo me hanno della reattività diversa che ti porta ad avere un appoggio neutro e di sostenere tutta la parte interna. E anche davanti la mescola bianca è più dura, mentre quella più azzurrina è leggermente più molle. Fa scaricare tutta la parte dell'avampiede se siete avampiedisti, anche se siete comunque tallonatori, c'è una bella quantità di mescola dietro che vi protegge tutti i tendini. Utilizza un drop 5 e soprattutto una scarpa comunque rigida, abbastanza rigida, non ha piastra, però è rigida. Per fare comunque scarpe zero drop che fanno lavorare il piede, Topo con questa scarpa ne ha fatta una bella rigidina, comunque, quindi strano, però ci sta, nel senso comunque a sto punto la vedrei proprio come scarpa da lungo, per il fatto che con la mescola, il fatto che è bella rigida, ti lascia riposato tutti i muscoli, un'ottima scarpa comunque, nel complesso a prime impressioni davvero una super scarpa. E invece, come hai visto, il battistrada, che secondo me è migliorato rispetto ai modelli di 1-2 anni fa, e secondo te lo ritieni durevole? Sì, il battistrada non sembra tanto gripposo, però allo stesso tempo, avendo questa, diciamo, parte in blu, un blu scuro che protegge la parte dell'intersuola blu chiaro, comunque ti permette di non andare a usurare tutta la parte dell'intersuola in vista, e comunque un po' di chilometri si possono fare sicuramente. Secondo me forse su sterrato tiene un po' meno, comunque magari i sassolini lo vanno un po' a scheggiare un po' e si consuma prima. Se invece correte sull'asfalto direi che 600, 700, 800 chilometri così a prima impressione si possono fare tranquillamente. Nel modello Spectre, che era più leggera, pesava 235 grammi se non ricordo male, comunque il battistrada è durato molto ed era la stessa tecnologia, quindi secondo me comunque penso che possa durare. L'ultima domanda che ti faccio, Davide, è invece legata al fatto: a chi è adatta questa scarpa? Come detto prima, dato la grande quantità di mescola nell'intersuola, sicuramente sia per avampiedisti che per tallonatori super consigliata, e anche per pronatori leggeri, visto che comunque ti sostiene bene il cedimento interno. E la consiglierei sia per gli amatori che vogliono fare dei ritmi un po' più lenti, che anche per atleti, diciamo, leggermente più evoluti che vogliono usare un po' di più e spingerla un po' di più per qualche lungo più sostenuto. Però comunque direi che può essere adatta sicuramente a tutti i tipi di atleti, dall'amatore all'elite, assolutamente. Io penso che possa essere anche utilizzata da chi pesa 80 kg e che volesse, per esempio, pensare di correre in maniera più naturale, cercasse una scarpa non così estrema. Questa potrebbe essere una soluzione ideale. Grazie Davide, stay strong e keep running. Nei prossimi giorni mi aspetto che farai una recensione completa, e buon recupero, e soprattutto pensiamo per te ai campioni italiani, devi spaccare. Speriamo, dai. Ciao Massi. Ciao.